Una mattinata aspra alla riunione della Commissione Bilancio in emiciclo. Il Consiglio è chiamato ora all'esame delle risorse ancora utilizzabili. Secondo il Movimento 5 Stelle ci sono dei fondi da destinare al caro bollette, ma soprattutto in questo momento il Presidente Marsilio deve più rispetto alle opposizioni. Il Presidente della Regione ha fatto una diretta utilizzando parole volgari nei confronti dell'opposizione e delle minoranze, quindi oggi è battaglia su tutti i fronti, uno perché il Presidente deve chiedere scusa alle offese nei confronti delle opposizioni e due perché noi chiediamo da tempo un provvedimento che contrasti il caro bollette, quindi rastrellare tutte le risorse disponibili e mettere per fronteggiare il caro bollette, e questi continuano ad approvare provvedimenti che interessa a loro, fare finanziamenti a pioggia, quello che viene, e senza guardare i reali bisogni dei cittadini e quindi il caro bollette. Se non approveranno qualcosa per finanziare e contribuire ai cittadini e alle famiglie per contrastare il caro bollette, sarà battaglia fino all'ultimo minuto. Noi non arretreremo con ogni strumento consentito dalla legge, quindi ostruzionismo e opposizione ferma e decisa, senza esclusione di colpi. Oggi è una commissione molto tecnica, ci sono due provvedimenti che sono di natura tecnica e peraltro sono inemendabili. C'è questa, quella che chiamiamo storiella, che si racconta di questo tesoretto di 14 milioni su cui il centro-sinistra e i 5 Stelle avrebbero in mente di presentare due emendamenti, di cui però a oggi nessuno conosce la realtà, quindi staremo a vedere quando presenteranno e se presenteranno questo emendamento. Mi auguro solamente che non si ripetano le scene che sono capitate nell'altra commissione, scene che insomma poco rispettose dell'aula e delle istituzioni che rappresentiamo. 93 milioni di euro per imprese e famiglie, 3 milioni di euro per la vita indipendente, disabilità e fragilità e 2 milioni di euro per il mondo dello sport. Queste le risorse individuate dal PD, ancora da poter utilizzare a favore dei cittadini abruzzesi. Vogliamo che Marsilio dia delle risposte, che si assuma degli impegni. Nei mesi scorsi hanno bocciato la nostra mozione, dapprima, quando non ancora c'era in carica il governo Meloni, hanno detto è un tema del governo nazionale. Oggi che Meloni ha assunto il ruolo di Presidente del Consiglio diventa un tema dell'Europa. Non è mai un tema della regione Abruzzo a guida Marsilio. Altre regioni si sono impegnate, abbiamo svelato l'inganno, le risorse ci sono e stanno esattamente come noi e dove noi indicavamo nella mozione di settembre.